come precedente tipo le cose negative e quelle... Sì, fai un elenco anche delle attività che avete fatto. Allora, noi abbiamo fatto cineforo, festa dell'anziano, bacheca, biglietteria e biblioteca. Allora, del cineforo abbiamo scritto la libertà a divertiti i ragazzi e il vice sindaco si è dimenticato il film e quindi abbiamo... Poi alla festa dell'anziano ci siamo divertiti e di negativo non ci dite. Della bacheca cioè, tutti la guardano. Ma nessuno la usa? Ma nel senso che la usano tipo. La usano? Sì, non è che è la fatta. E anche il professore. È la rumba che è andata a fuoco. Quindi funziona? Sì. E le cose negative è che alcune tappano la fisi inappropriata. Cioè? Io poi nonostante tutto la cina riesco a rimanere migliore. Vabbè, è vicino ai risultati della pallavolo, non è niente. No, vabbè, ma tipo... Ma è l'offesa che mettevano all'inizio. Ah, ma sì, mi ha citato la cina. E poi c'è la biglietteria, che è stata divertente e emozionante. Di negativo non c'è niente. Di negativo che due volte siete dimenticati. Di negativo non è aggredito la strada. Ah sì. E poi della biblioteca si è riuscito a fare i compiti insieme e qualcuno non collaborava. Ho scritto sotto Mattia. Però non penso sia giusto. Quindi non funziona tanto. Quindi non ha funzionato tanto. Ma adesso a scuola ci sono i tre bidoni. Sì, ma c'è un altro, non ho capito quale è. Ce ne sono due del secco fuori, tipo. Sì, uno e poi uno più lungo. Non so perché sono andate a finire due secco che in realtà uno doveva essere dell'alluminio, ma hanno sbagliato a attaccare la scritta. Ma cosa c'è di alluminio, tuttavia? Ha fatto solo due cose. E per la cultura abbiamo fatto il mercatino di oggetti usati. Cose positive sono stato, cioè è stato un modo alternativo per utilizzare gli oggetti usati e che sono venute abbastanza persone a scambiare. Le cose negative che molti lasciavano molti oggetti e ne prendevano pochi e che eravamo in un posto dove non passava molta gente. Poi abbiamo fatto il mercatino di Natale. Le cose positive sono state che i fondi sono andati in beneficenza. C'è stato un grosso lavoro di gruppo, è stato venduto quasi tutto e ci siamo divertiti insieme. Le cose negative erano che faceva freddo. Abbiamo dovuto trovarci spesso per fare gli oggetti da vendere e non tutti hanno partecipato. La festa di carnevale, le cose positive sono state che ci siamo divertiti, siamo stati tutti insieme, la festa è piaciuta, hanno partecipato in tanti e quasi tutti si sono travestiti. Le cose negative sono state che alcuni non si sono travestiti. È stato mangiato poco e non tutti si sono impegnati per l'organizzazione. E hanno acceso fuoco il bagno, alcuni. Poi ci sono state fatte le interviste ai nonni. Prima il giornalino, dove alcuni hanno lavorato in cose positive, e alcuni hanno lavorato seriamente e c'è stato un grosso lavoro di gruppo. Le cose negative, che pochi si sono seriamente e ci ha voluto tanto per fare le fotocopie.
è stata fatta anche un numero. Sì, sì. Intervista ai nonni, è stato interessante, hanno scoperto cose sulla guerra, che non sapevano, e i nonni erano simpatici, e non ci sono state cose negative. Servizio di biblioteca è stato un modo per stare insieme, abbiamo dato una mano alla biblioteca, abbiamo imparato a mettere a posto i libri e nel frattempo abbiamo fatto i compiti e non ci sono state cose negative. Ok, possiamo solo capire il mercatino da parte del processo. Così, il discorso del mercatino dell'usato. E dello scambio, diciamo, zero sì, secondo me non è stato neanche tanto pubblicizzato. Ah, allora, lo facciamo ancora. Cioè, sì, per esempio, le state insieme e giochi in barra. Cioè, ci sono arrivati due volantini di quella iniziativa. Invece di quello, cioè, insomma, di zero euro day, è arrivato un foglietto solo. Sì, è sì, su me, ma dopo... Day. Infatti la gente arrivava e diceva ma potevate pubblicizzare di più, che avevamo roba. Tantissimi ce l'hanno detto. Per me c'è, perché mio mamma, che è alle elementari, ha detto che non gli è neanche arrivato quello di dare la roba dei. Questo non lo so. Però cosa succedeva? Che la gente portava le cose? No, non portava. Non portava? Cioè, lo venivano lì. Cioè, oppure certo, venivano lì, ti lasciavano 20 centesimi e se non abbiamo 4 libri. Sì, ma l'idea non era quella di lasciare sì, soldi, esatto, giusto? Ma però... Infatti, dicevo, se lo sapevano, portavano qualcosa da scambiare. Ma visto che non lo sapevano, non aveva niente. Allora, c'è stata una famiglia che ha portato le cose... Beh, cioè, ha portato le cose e le ha scambiate. Ma quindi sì, ma ci sono state più persone che hanno portato lì... di giochi o più persone che li hanno portati via? Cioè diciamo che tante persone ne hanno portati, alcune persone ne hanno portati via, ma sono arrivate delle famiglie che ci hanno scaricato bagagliai di giochi e... Come se fossimo una carica? Sì, e dopo ci sono presi quattro giocattoli, sì. E altri invece non hanno, sapevano proprio che c'era sto mercatino, quindi hanno pagato, perché sennò... Cioè, ce stava tutto lì. Okay. Allora la domanda nostra è questa, meglio di alcune mamme. Adesso sti giochi? Sti giochi sono della mia cantina e non sono una cantina. Perché probabilmente io e lei siamo andate là da sole, perché gli altri sono qui. E quando non c'era più gente abbiamo caricato tutte le macchine di mia mamma, sono una macchina di cucina. E abbiamo portato tutto nel mio garage. E abbiamo pensato, cioè dovevamo chiedere, dovevamo portare queste cose perché pensavamo di portare in mercato famiglia oppure all'asilo, quindi abbiamo usato tanta roba. E dopo abbiamo di analisi, insomma, che magari andassero a Fidelena, trovavamo una roba e la portavamo messi. Ok. Allora, lo scopo di quella giornata lì era io porto 5 giochi, ma dopo ne scambio 3. Perché mi interessa avere altri 3 giochi diversi, gli altri 2 però che resta me li riporto a casa, non doveva essere te scarico la macchina e dopo ciao la cara Elena, mi porta via, ok. In teoria doveva essere questo porto e se non ho scambiato niente questo mi porto a casa. Dovevamo spiegarvelo meglio, chi ha accolto quel giorno lì doveva spiegarvelo meglio, ecco tutto qua. Allora, adesso noi non sappiamo la mole dei giochi che Gabini in casa. Una cantina piena. Una cantina. Ecco. Un'idea che ci è venuta proprio così confrontandoci adesso, in questo istante qua, è che sono arrivate parecchie richieste da parte delle popolazioni dell'Emilia Romagna, colpite dal terremoto, di ricevere materiali di cancelleria, vuol dire forbici, con quaderni e colori, eccetera, e giochi per bambini, perché anche tantissimi volontari della Protezione Civile, dagli scout, ovviamente a tutte le associazioni di volontariato coinvolte, all'associazione all'Azione Cattolica, perché sono lei una bacchetta.
Ok, tu dell'associazione del volontariato coinvolte sta facendo volontariato in questi campi e appunto deve intrattenere questi bambini. Allora chiedevano la possibilità di avere dei giochi o qualcosa di cancelleria. Chiedeva naturalmente alle grosse ditte, la Giotto del turno piuttosto che, non so, la Pigna, ecco. Però credo che anche noi nel nostro piccolo potremmo fare magari un pacco, un container o non so cosa. Se questi giochi sono adatti ai bambini, un'idea che è venuta a noi però, che adesso sta a voi decidere, poteva essere quella di dire spediamo giù questo materiale qua e magari un'altra idea, voi avete dei soldi in cassaforte, se unisce e se compra qualcos'altro, oppure dovete decidere cosa fare di questi soldini qua. Beh, i soldi non ne abbiamo presi tanti, No, no, i soldi ancora gli altri del Cineforum, vi ricordate che abbiamo sempre quel gruppo del donato, sì, okay, che è nel mio cassetto. Non lo so, ogni tanto mi mettevi la busta lì, mi lavoro più con te. Beh, i giochi che abbiamo, ci sono rimasti, ce ne sono tantissimi per bambini piccoli. Lego, costruzioni, i giochi di plastica proprio per i bambini piccoli piccoli. Qui sono anche. Ma sono belli anche. Non sono roba rovinate, era nuovo. Sì. Quindi si può fare, secondo me. Possiamo decidere assieme, questa è una decisione del consiglio, Mattia. Quindi fai la proposta. La favorevole a cosa? Al ricordo. Sempre, ma se più di qualcuno alza la mano contrario, cioè la cosa va a monte. Ok, però sono serie le decisioni, perché in democrazia si decide proprio per l'alzata di mano, no? Proprio l'alzata di mano, però se decide in questa maniera qua, la maggioranza decide in questo caso. Ok, e dei vostri soldini dispersi nella mia cassetta? I giochi sono per tali, per dire, diciamo, no, sono sì, per sì. E schi organizzano, adesso non c'è più il Ludobus, quello là che fa parte in giro i giocattoli, che va nei vari parchi, che tipo si potrebbe organizzare, visto che qua sotto non sono passano, perché essendo del comune di Schio, si potrebbe portare tutti nei parco delle menti che vanno tutti i bambini di età piccoli. Che tipo mettere a stendere del coperto come fanno a Schio nei vari parchi, lasciare i giochi perché dopo si riprendono e tipo o giocare e dopo spedirli giù in villa a Romagna. Che tipo è un coso che ci si organizza la giornata di portare delle coperte e lasciare dei giochi così i bambini giocano, per esempio con questi giochi. 10 minuti Luisa, adesso aspetta, bisognerebbe capire da Schio come funziona questo, allora, e soprattutto ci... capire se la cosa è gestita da voi. Sarebbe più da adulti che è gestita, però cioè, è tanto difficoltoso. Da valutare insieme questo, io non conosco neanche Schio. Ma scusami, io non ho capito bene, tu dici quelli dell'autobus succede che girano, vanno in un parco ad esempio. Sì, perché a Schio ha tanti parchi, qua sotto succede solo questo qua importante, diciamo, sì. Che vanno per dire la e quindi tu dici provare intanto a fare sta cosa in un parco e lasciare che li usino i bambini che frequentano questo parco giochi. Sì. E dopo in un secondo momento mandate giù un'idea. Perché sì, tipo tanto d'estate adesso i bambini vengono più spesso in parco e allora portarli là, dopo portarli un secondo momento giù un momento lei. Sì, però ovviamente i giochi devono essere trattati bene, ci bisogna fare tutti i cartelli, cioè non è che ci sia un lavoro, un lavoro, un lavoro.
comunque qualcuno che li porti lì, che poi li metta via, cioè che sia ben organizzata la cosa. Però secondo me facciamo così, provate un po' a ragionare su questi giochi qua, perché questa è un'idea. Poi avete l'idea dell'Emilia che non esclude la tua, però provate a ragionarci un attimo, comunque bisogna trovare una soluzione perché se no la cantina dell'Elena per quest'estate non può tenere tutte le estate i giochi, no? Quindi direi, allora, se siete d'accordo andiamo avanti, finiamo la verifica, mancate voi, vai. Ah giusto, quindi mancate in due gruppi. Finiamo la verifica intanto e dopo decidete sta cosa qua. Ok? Ecco, allora andate avanti voi intanto. No, c'è solo... Ah scusami, dimmi dimmi. Beh, per lo sport veramente poco. Abbiamo partecipato al tesoro sportivo e era previsto di fare un giro in bici, cioè di andare a scuola in bici tutti insieme, ma non è stato fatto. E quindi cosa concludi sull'assessorato dello sport? Come verifica? No, cioè, è stato fatto poco e quindi... Cosa? È stato fatto poco, ma si poteva fare magari. E anche lo sport è una cosa che può coinvolgere le persone. E secondo te qual è stata la difficoltà per cui non siete riusciti a realizzare qualcosa in più per lo sport? Oddio. Potete aiutarla, Beh, il giro in bici era ancora così, cioè non è possibile, però è difficile da organizzare. Poi per il resto, dovrebbe essere state fatte molte altre cose. Allora, attenti, dico due cose io, no? Io ci sono stata poche volte quando vi siete incontrati con Alessia. Era Alessia che dopo mi aggiornava sulle varie iniziative, no? Però io credo che avete... Allora, è il secondo CCR che vedo io, ok? Ho visto quello prima di voi, ho visto voi, la cosa bella è che ogni CCR è diverso, ok? Avete fatto cose diverse dai precedenti, dal precedente CCR. Secondo me la vostra caratteristica è stata quella di fare anche piccole iniziative, però durante tutto l'anno voi siete riusciti a trovarvi anche in estate e prima non si era mai fatta questa cosa qua, quindi il vostro punto forte secondo me è stato positivo questo. Ecco, siete state una bella presenza e avete fatto un bel servizio al vostro paese, ecco, importante. E sicuramente io credo da questa verifica che potete anche un po' pensare a quanto difficile è organizzare degli eventi, organizzare delle iniziative e organizzarle insieme, perché vedete le difficoltà, c'è chi lavora di più, chi lavora di meno, poi non è sempre facile prendere contatti con chi ti deve lasciare un posto, ti deve dare l'autorizzazione per... non tutti hanno la stessa idea, quindi la difficoltà di mettersi d'accordo in gruppo. Ecco, secondo me, io spero che questa cosa qua ve la portiate un po' anche in quello che farete in futuro, extra CCR. E l'importanza di organizzarsi mentalmente, quindi quando devo organizzare una cosa devo avere bene chiaro quali sono i tempi che mi servono, quali sono le persone che devo contattare, ok? Perché tante volte è successo che si doveva fare una cosa in quella settimana, poi è slittata, ok? Non è facile, è una cosa che bisogna imparare un po' alla volta. Però ecco, vi ripeto, secondo me la vostra presenza è stata numerosa in tante iniziative, quindi vi ringrazio io, le faccio a nome anche di tutto il Consiglio Comunale degli adulti, insomma. Ecco. Questo sapete che è il vostro ultimo Consiglio Comunale, vi è chiara questa cosa qua? Ecco, voi siete arrivati alla fine del vostro secondo anno, quindi succederà che
nel prossimo anno scolastico, settembre, ottobre, novembre, ripartirà tutta la campagna elettorale, ci saranno dei nuovi candidati sindaci e vedremo come andrà avanti. Io credo che se qualcuno di voi, anche di chi adesso è in terza media, che quindi sta per uscire, andrà alle superiori, se qualcuno di voi, sai Laura, vorrà dare il suo contributo, venire a portare qualcosa di quello che è stato un pensiero, di quello che sono stati stipulati qua al nuovo CCR, sarà una cosa positiva, secondo me, pensateci, perché è un peccato. Noi sappiamo che il CCR dura 2 anni, è un po' un peccato che dopo questi 2 anni vi perdiamo, ok? Perché vi abbiamo avuti 2 anni, poi non c'è più la possibilità di incontrarsi. Invece secondo me già avete detto che quest'estate qualcuno di voi avrebbe voglia di proseguire con i compiti, chi poi aiutando il trasloco della biblioteca. Secondo me tenete la presente questa cosa qua e portatela avanti. Esatto, io credo che potete farlo. Adesso dicevo, se qualcuno di loro avesse voglia, volesse portare qualcosa di questo loro percorso con quello che sarà il nuovo CCR, sì, sarebbe una gran bella cosa, ecco.